Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di lingua italiana per la quinta classe. Draghi učenici i drage učenice, dobrodošli na sat talijanskog jezika za peti razred. Il tema di oggi è la merenda. Današnja tema je užina. Il mio nome è Snježana Lovrinić e oggi sono la vostra insegnante. Moje ime je Snježana Lovrinić i danas ću biti vaša učiteljica. Nakon ove lekcije moći ćete imenovati hranu za užinu, izraziti vlastite preferencije i napisati svoj odabir za užinu tijekom tjedna. Per la lezione di oggi vi servono il quaderno, la matita e la gomma, il cellulare o il computer con la connessione internet. Za današnju lekciju potrebno je sljedeće: bilježnica, olovka i gumica, mobilni telefon ili računalo s priključkom na internet. Vi ricordo che potete mettere la lezione in pausa in qualsiasi momento. Podsjećam vas da možete zaustaviti video u bilo kojem trenutku te nastaviti kada vama to odgovara. Fabio e Renata sono a scuola. Parlano della merenda. Ascoltate. Fabio e Renata se nalaze u školi. Govore o užini. Pažljivo poslušajte. Che cosa c'è oggi per merenda? Oggi abbiamo per merenda la pasta con il ragù. Buona! Sara, tu mangi nella mensa della scuola? No, non mangio in mensa. Porto la merenda da casa. La mensa della scuola è školska kuhinja. Anche questi ragazzi portano la merenda da casa. Guardate che cosa hanno oggi di buono. Ova djeca također donose svoju užinu u školu. Pogledajte što danas imaju dobroga za jelo. Roberta ha il cornetto. Anna ha il bombolone. Luca ha il panino. Valentina ha la pizzetta. Carlo ha il toast. Completate le frasi. Napišite ove rečenice u bilježnicu i dopunite riječima il panino, il toast, la pizzetta, il cornetto, il bombolone. Fermate il video. Ecco le soluzioni. Evo rješenja. Valentina mangia la pizzetta. Anna mangia il bombolone. Carlo mangia il toast. Luca mangia il panino. Roberta mangia il cornetto. Rispondete alla domanda e scrivete la risposta nel quaderno. Odgovorite na pitanje i odgovor napišite u bilježnicu. E tu, cosa mangi oggi per merenda? Odgovor započnite na ovaj način. Per merenda io mangio. Fermate il video. Ecco le risposte possibili. Evo nekoliko mogućih odgovora. Per merenda io mangio il burro, la marmellata, la frutta e il pane. In questo gioco abbinate le immagini alle parole. U sljedećoj igri
spojite fotografije s nazivima. U internetski pretraživač utipkajte sljedeću poveznicu. Poveznica glasi bit.ly(2) veliko slovo V i veliko duplo slovo V L veliko slovo A S. Indovinate che cosa preparano Sabrina e suo papà? È un dolce molto amato in Croazia. Pogodite što pripremaju Sabrina i njen tata. Radi se o slastici koja je poznata u Italiji, a u Hrvatskoj je jako volimo. Fate attenzione a quello che il papà tiene in mano. Obratite pažnju na ono što tata drži u ruci. Le crespelle. Rješenje su palačinke. Palačinke se mogu jesti sa. Le crespelle si mangiano con la crema alle nocciole, con il miele, con la marmellata, con lo zucchero, con il formaggio. Io mangio le crespelle con la marmellata. Io mangio le crespelle con la crema alle nocciole. Io mangio le crespelle con il miele. Io mangio le crespelle con lo zucchero. Quali sono le tue crespelle preferite? Quali sono le tue omiljene palacinche? Completate la frase. Dovršite rečenicu. Le mie crespelle preferite sono le crespelle con... Fermate il video. Ecco una risposta possibile. Evo mogućeg odgovora. Le mie crespelle preferite sono le crespelle con il miele e la frutta. Scrivete il menù settimanale della merenda. Izradite tablicu poput ove i napišite tjedni meni užine po danima. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Fermate il video. Ecco le risposte possibili. Evo mogućih odgovora. Lunedì, il panino con la mortadella. Martedì, la pizzetta. Mercoledì, il cornetto. Giovedì, il panino con il prosciutto. Venerdì, il bombolone e lo yogurt. Sabato, le crespelle con il formaggio. Domenica, la frittata e il pane. Siamo arrivati all'autovalutazione. Procedite koliko ste zadovoljni svojim postignućem. Molto bene, bene o così così. So elencare il cibo della merenda. So esprimere le mie preferenze. So scrivere il menù settimanale della merenda. La lezione di oggi finisce qui. Arrivederci alla prossima lezione.